È stato ritrovato nelle acque di un lago artificiale del Disney World in Florida il corpo senza vita del bambino di 2 anni attaccato da un alligatore mentre si trovava con i genitori. Lo sceriffo che ha comunicato la notizia si è detto certo che il bambino sia affogato dopo essere stato trascinato dall'animale, dinamica che dovrà essere confermata dall'autopsia. Abbiamo rinvenuto i resti del bambino di 2 anni nell'acqua ed il corpo si trova ora presso il reparto di medicina legale dell'ospedale Orange County, dove sarà sottoposto ad autopsia. Il corpo era assolutamente integro e si è dunque proceduto alle formalità per l'identificazione, ha detto lo sceriffo della contea di Orange, Jerry Demings. L'incidente si è verificato martedì sera, attorno alle 9. Il dramma si è consumato in pochi secondi e i tentativi del padre di sottrarre il bambino alla presa dell'alligatore sono stati inutili. È la prima volta in 45 anni di attività del parco che si verifica un incidente di questo tipo.